saluto a tutti gli utenti di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo volume, interessante anche, appena pubblicato da Orsky, dal titolo La diritta via, itinerari giuridici e teologici danteschi, volume primo di Valerio Gigliotti, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite, perché ci possa raccontare di questa diritta via che noi seguiremo sicuramente. Quindi non perdo altro tempo e lascio subito la parola al professore che ci parlerà di questi itinerari danteschi. Prego, professore, a lei. Grazie molte, grazie a Maurizio Calì per questo graditissimo invito che mi ha fatto veramente molto piacere, ma non tanto perché parlo del mio libro, ma perché ho l'occasione soprattutto di rivolgermi a persone che presumo interessate, molto interessate agli studi medievali, al Medioevo in genere. Quindi il mio saluto più sincero e a tutti coloro e a tutte coloro che ci stanno in questo momento seguendo, anche se in differita. Quindi veramente complimenti al dottor Calì per queste iniziative molto meritorie e ogni atto di, diciamo così, di promozione culturale, soprattutto per un'epoca come il Medioevo, che a volte, anche se ormai un po' stata sdoganata l'idea ovviamente del Medioevo negativa che ci è stata tramandata a varie tappe tra l'umanesimo, l'illuminismo, diciamo, il liberalismo e via dicendo, però comunque ancora tra i non specialisti l'idea del Medioevo ha ancora qualche aspetto così un po' affascinante sicuramente, ma anche di qualche forma in qualche forma oscuro o comunque poco comprensibile rispetto alla contemporaneità. Quindi ogni iniziativa è benvenuta. Allora, due parole su questo libro, che è appunto, come ricordava Maurizio Calì, è il primo di due. Il secondo lo sto ultimando, perché l'idea, appunto, dell'opera in sé e di consegnare un po' uno studio e di promuovere uno studio sul rapporto tra Dante e il diritto e i due volumi dovrebbero trattare il primo di temi generali che ora cercherò un po' di presentare e in particolare di alcuni aspetti presenti nella prima cantica, cioè nell'Inferno, anche la più conosciuta, se vogliamo, la più nota tra le tre, e il secondo più incentrato sulle altre due, cioè sul Purgatorio e sul Paradiso. Allora, il titolo è un titolo, se vogliamo, un po' quasi scontato da un lato ed evocativo, perché ovviamente è l'incipit, l'inizio della commedia, no? I primi versi che tutti impariamo sui banchi di scuola, che tutti mandiamo a memoria, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ecco, viene sempre presentato, insomma, questo tema come un momento di smarrimento di Dante, come la perdita diciamo, dell'orientamento, una fase per alcuni di depressione nelle letture, diciamo, più psicologizzanti, ecco, anche più recenti. Il mio proposito, io sono un professore, insegno all'università la storia del diritto medievale e moderno, quindi in particolare in modo il mio campo di ricerca è proprio il diritto medievale, in particolare il diritto canonico medievale, comunque è il diritto medievale, il diritto del Medioevo. L'idea di questo libro nasce proprio con una finalità, se vogliamo, non erudita, quindi non era un modo per dire l'ennesimo o proporre l'ennesima interpretazione di alcuni passi di Dante, anche perché io non sono un dantista, sono uno storico, ma era quella di provare a evidenziare come la lettura di Dante, una certa lettura di Dante, possa essere oggi formativa per i giuristi della contemporaneità. Quindi, se vogliamo, un'operazione un po' così azzardata, se vogliamo
un po' temeraria, ecco, tentare di utilizzare proprio quel Medioevo che dicevamo essere ancora un po' visto come un momento della storia sempre più lontano dalla mentalità corrente e nel mondo del diritto ancora di più, perché oggi il mondo del diritto è un mondo, tutta la cultura giuridica, che si orienta sempre più verso una contemporaneità e verso le sfide della contemporaneità legate alla tecnica, al tecnicismo più che alla tecnica, forse, alla digitalizzazione, all'economia, ai big data, ai grandi temi legati ovviamente e giustamente all'ambiente, ma che sempre più si sposta verso le scienze dure, mentre un tempo il diritto, se solo pensiamo agli avvocati, no? Anche quelli che la letteratura ci tramanda, erano coloro che dovevano anche possedere quelle doti di retorica e di bel parlare, di buona cultura umanistica, che proprio li distingueva da altre personalità professionali che invece erano più legate all'aspetto tecnico. Oggi purtroppo il diritto sta perdendo la sua radice umanistica. Allora, perché provare, diciamo, a riprendere questa corrente umanistica proprio partendo da Dante? Ma anzitutto l'idea era quella di proporre un autore che non fosse giurista, ma che di diritto parlava. E qui entriamo un po' anche nel tema del libro. Dante è sicuramente un uomo medievale, ma come lo presentava Ezra Pound, uno dei più grandi lettori di Dante del Novecento, è un everyman, cioè è colui che parla di tutti noi e quindi che accompagna il lettore nel suo viaggio, soprattutto nella commedia, quindi nelle Tre Cantiche, ma che ci accompagna, non diciamo così come egli stesso è accompagnato da Virgilio, ma in prima persona. Gli occhi di Dante sono gli occhi di chi sta leggendo la commedia e tutto lo sforzo di Dante è quello di permetterci di vedere le cose che vede, di sentire gli odori che sente, le atmosfere che sta vedendo. E questo è ovviamente una caratteristica che ha reso immortale ed eterna la commedia. Allora, questa lettura della commedia in realtà è una, se vogliamo, sintesi di tutta una cultura dantesca che ha a che fare anche col mondo del diritto, un mondo ovviamente meno conosciuto rispetto a quelli più familiari a tutti noi che siamo lettori di Dante fino appunto dai banchi di scuola, e quindi il discorso più politico, il discorso legato alle varie arti che Dante conosce, naturalmente alla filosofia e alla teologia, che pure sono fondamentali. Ma già qui noi troviamo un elemento significativo. Il diritto medievale è un diritto che si nutre e che ha come, diciamo, elemento fondante il rapporto proprio con la teologia. Quindi incominciamo a trovare alcuni punti di contatto tra la cultura di Dante e la cultura giuridica. Dante naturalmente non è un giurista, quindi di per sé non bisogna lasciarsi così tentare dall'ansia di cercare elementi giuridici nella commedia o nelle opere di Dante. Che Dante non è un giurista, anzi, Dante critica il mondo del diritto. E tutto il mondo del diritto medievale che si componeva sostanzialmente di tre grandi campi, cioè il diritto romano, il diritto della Chiesa, il diritto che si chiama canonico, e il diritto locale, quello delle città, cioè gli statuti comunali che venivano a essere, diciamo così, prodotti per organizzare la vita nella società. Dante li critica tutti e tre, perché dice che il diritto romano, cioè il nostro corrispondente al nostro diritto civile, il diritto privato, quello che risolve le controversie tra i privati, i contratti, le successioni, ecco, e che era la grande parte del diritto medievale, beh, Dante dice, insomma, i giuristi, questo lo dice nel Convivio, i giuristi sostanzialmente fanno i giuristi per guadagnare soldi, non è che facciano i giuristi per amore di scienza, come i teologi, come i filosofi, come i letterati.
I giuristi hanno questa necessità di guadagnare e quindi è un forte disprezzo per chi faceva scienza per denaro. Poi il diritto canonico, in una, diciamo, invettiva che viene messa, diciamo, in bocca a Folchetto da Marsiglia, un vescovo, Dante dice che questi giuristi ecclesiastici, che erano coloro che studiavano il diritto canonico, si occupano più del diritto che non delle sacre scritture dei padri della Chiesa, quindi della teologia. E quindi di nuovo è una perversione dell'originaria natura dell'ecclesiastico che deve attendere, quindi che deve guardare, che deve seguire di più la strada della dottrina che non quella del diritto e diciamo del diritto canonico in particolare. E infine gli statuti locali. Nel canto sesto del Purgatorio, Dante ha una celebre espressione che tra l'altro manifesta bene queste fonti che erano gli statuti locali, manifesta diciamo, la natura effimera, duravano pochissimo perché venivano sostituiti frequentemente nella legislazione e quindi ci dice ciò che gli statuti diciamo, prescrivono non dura da ottobre a novembre, quindi non dura nemmeno un mese. Ecco, e quindi tutti e tre i campi del diritto medievale vengono in qualche modo visti con sospetto da Dante, però bisogna fare attenzione, perché se Dante ha un po' di riserve verso i giuristi, Dante è uomo che vive la politica del suo tempo. È impegnato, lo sappiamo, a Firenze, viene addirittura condannato, egli è un guelfo di parte bianca, quindi sostanzialmente entra poi in conflitto con i guelfi di parte nera, viene esiliato, sappiamo il suo esilio. Lo condurrà fuori da Firenze fino alla morte. Un uomo della sua epoca impegnato negli uffici, nelle funzioni politiche che Dante ricoprì, non poteva non conoscere il diritto, non poteva non conoscere i rudimenti di diritto. Quindi, se non ha studiato diritto, se non conosce un diritto come un giurista tecnico del suo tempo, sicuramente possiede quel bagaglio culturale che era necessario per svolgere le sue funzioni. Quindi Dante lo conosce. Diciamo, il contesto in cui il diritto si sviluppa, tanto che nella monarchia e nel convivio offre alcune definizioni molto importanti, sia di diritto che di giustizia. E sostanzialmente, sintetizzo perché se no diventa così anche più lungo e noioso la nostra conversazione, ma sicuramente nel convivio Dante ritiene che il diritto abbia la funzione di essere anzitutto una ragione di natura, quindi uno strumento di natura morale. Il diritto viene identificato da Dante appunto come l'elemento che permette di realizzare l'equità. E questo è un dato fondamentale perché ci richiama a una dimensione che nel Medioevo era molto presente all'interno del mondo giuridico e che oggi invece si è quasi totalmente persa, anzi, si è tralasciata e dimenticata dopo una forte cesura avvenuta nei tempi dell'età moderna, cioè sostanzialmente dal 600, tra il 500 e il 600 e poi successivamente. La frattura riguarda il fondamento del diritto, ossia il fondamento etico del diritto, una sostanziale diciamo, dipendenza della norma che noi conosciamo come legge da una dimensione etica che è quella della virtù, della giustizia. Per noi oggi dire che il diritto è giusto, da un lato sembra ovvio, dal lato no, sappiamo bene che non necessariamente ciò avviene, ciò accade. Quante volte noi assistiamo a leggi o ad applicazioni della legge ingiuste. E il discorso sulla giustizia per l'uomo comune o per il fruitore comune del diritto, per i cittadini comuni, è molto
lontano rispetto a quello che è l'applicazione della legge. Se poi andiamo a guardare come operano i giuristi oggi, vedremo che è ancora più quasi una fantasia, perché la riflessione sulla giustizia è come parlare di giustizia, come dire, bah, sei un po' un ingenuo che pensa ancora a che il diritto possa essere giusto. Allora, questo scollegamento tra il valore della giustizia reale, quindi come dimensione etica, e la legge, che è frutto di un'elaborazione appunto dovuta a un pensiero che si sviluppa dall'età moderna in poi, è uno dei problemi che oggi presenta la formazione dei giuristi, insieme al tecnicismo che li accompagna. Quindi il giurista oggi pensa che diritto significhi conoscere le leggi, applicare le leggi, guardare tutte le nuove frontiere con cui la legge si può esprimere. E la globalizzazione in questo aumenta il potenziale, diciamo, di riferimento a questo tema, ma non guarda più all'essenza, non guarda più alla sostanza. Bene, Dante e tutta la tradizione medievale, Dante è interprete di questa tradizione medievale, non solo medievale, badate, è una tradizione che parte dall'antichità, dal mondo classico, c'è cioè un autore che si chiama Werner Jaeger, era un classicista che ha dimostrato con alcuni suoi saggi un tema fondamentale, cioè che esiste una continuità tra il mondo classico sul tema della giustizia, Platone, Aristotele per il mondo greco, ma anche ovviamente il mondo romano, il diritto romano. Noi guardiamo alcuni testi del diritto romano più antico, quelli del Digesto, che era questo. Il libro più importante della compilazione di un imperatore che si chiama Giustiniano, che sarà testo fondamentale per il Medioevo, noi troviamo come apertura di questo testo una etimologia, dove si dice che ius a justitia dicitur, dico in latino, ma ve lo traduco subito, il diritto ius deriva dalla giustizia. Quindi l'etimologia per noi, ovviamente in italiano, non regge molto perché il latino ius, justitia, hanno due radici simili, ma deriva dalla giustizia, quindi il diritto, la legge deriva dal fondamento etico. Bene, tutta la tradizione, quindi greca e romana, si compie nel Medioevo, si compie in particolare con la scolastica e con un autore che è San Tommaso d'Aquino, della Chiesa, che scrive un'opera teologica, che è la Summa Theologiae o Summa Theologica, in cui però compaiono ben tre piccoli trattati all'interno di questo grande trattato che sono proprio dedicati uno alla legge, uno al diritto e uno alla giustizia. Quindi Dante, che ovviamente questo è noto, attinge a una tradizione scolastica aristotelico-tomista, quindi segue Aristotele e Tommaso, recepisce questa idea di diritto e di giustizia da questi due autori e la trasfigura nella sua commedia. Interessante, dicevo, la definizione del convivio, ma interessante anche la definizione della monarchia, dove Dante definisce la giustizia proprio come rettitudine, in latino rectitudo, sive regula o regola. Questo è molto interessante, dice, è come una linea retta, è una linea diritta che non ammette obliquità. Quindi questa idea di rettitudine, che cos'è altro se non la rectitudo, cioè il convivio definisce la giustizia con questo termine, dirittura. Addirittura. Che cos'è la dirittura? La retta via, la linea retta, lo dice Dante proprio in queste due opere. Quindi diciamo che la diritta via, inteso come la via della giustizia, con cui può essere letta tutta la commedia, non è una mia suggestione, ecco, ma è una presenza nelle fonti dantesche ben chiara. La diritta via, attenzione, questa è l'ultima, poi brevemente concludo sull'architettura del libro, ma questo ci tengo a sottolinearlo, perché ci si riflette poco e spero che sia così anche un'argomentazione che giustifica soprattutto il titolo di questo libro. Dirittura abbiamo detto, quindi rettitudine, qualcosa che non ammette un'obliquità.
che poi ha un'immagine stupenda, dice, è come l'albedo, come la bianchezza, che non ammette la negritudo, che non ammette il nero, è come l'alba. Quando vedi l'alba, quel biancore che esclude la notte. Quindi quando si è giusti, quando si vede il bene, quando si vede la rettitudine, il male, l'ingiusto scompare. Ma se noi riflettiamo, dicevo prima, il latino e tutta la tradizione occidentale parla del diritto con il termine latino ius, che deriva da giustizia. Noi stessi, se fate la prova, fatelo come, diciamo, esercizio, provate a trovare tutti i riferimenti in italiano a termini giuridici e vedrete che dovrete sempre utilizzare il prefisso jus, cioè ius, giuridico, giudice, giustizia, ecco, tutto giurisperito, ecco, tutti i termini che riguardano il diritto si utilizzano col prefisso ius, jus. E col termine diritto, però noi non diciamo, un tempo si distingueva, si definiva giure il diritto ed era più corretto dal punto di vista latino, però noi in italiano utilizziamo diritto e anche le altre lingue, il francese droit, il tedesco recht, l'inglese right, cioè sono i termini che rinviano al diritto e questo diritto, rectum, che deriva dal latino, vuol dire esattamente la dirittura, cioè noi utilizziamo diritto e dirittura anche dal punto di vista etico-morale, quando si dice una persona retta è una persona che ha una dirittura morale. Ecco, questa introduzione del termine diritto per de descrivere il fenomeno giuridico nasce dal cristianesimo, nasce in ambito cristiano e viene aumentato, viene colto proprio dalla teologia scolastica. Allora, in questo testo, diciamo, cerco di ripercorrere queste due dimensioni della norma giuridica, la norma etica e la norma legale, diciamo così. E nell'opera di Dante questo compare, e cerco di dimostrare in questi capitoli, cosa ha lasciato come tradizione occidentale, non solo nel Medioevo, ma cosa può essere ripreso da questa tradizione per la nostra contemporaneità in questo senso. Quindi affronto un po' quello che vi ho raccontato in queste poche battute, nei primi due capitoli. E poi affronto diciamo, un tema fondamentale, che è quello ovviamente per l'inferno della retribuzione, quindi non solo l'origine del famoso contrapasso, no? Che ha un'origine medievale, erano le pene di retribuzione dovute anche al sistema ordalico e al sistema della vendetta nelle popolazioni anche germaniche soprattutto. Quando c'era un illecito penale si rispondeva con una prova che era una specie di prova irrazionale, passare attraverso un cerchio di fuoco, e sulla base della quale si decideva la sorte il giudizio, di colpevolezza o di innocenza di una persona. E così tutto il tema della vendetta che compare ovviamente nella dimensione del contrapasso. E poi due esempi, porto due esempi di questo rapporto tra norma etica e norma giuridica. Uno è quello del celebre Celestino V, appare nel canto terzo, l'anima innominata, molto controversa, non si sa se l'anima di colui che fece per viltà del gran rifiuto sia quella di Celestino V, come del resto però tutti i primi commentatori sostengono unanimemente, oppure con altre ipotesi, tra cui lo stesso Boccaccio pare avesse accennato, quella di Ponzio Pilato, che pure anche sostenuta anche da illustrissimi autori, qui un caro amico che anche insomma, studi hanno in parte ispirato molto questo testo, che è Carlo Ossola, un grande professore, grande italianista e dantista. La norma di Celestino, diciamo il tema di Celestino V, io l'ho affrontato perché mi sono occupato in altri studi della rinuncia del Papa, un tema, diciamo così, abbastanza noto per i medievisti. Ecco,
La norma, diciamo, in questo caso giuridica, cioè una decretale di un papa, cioè una norma di un papa che prevedeva che potesse il papa rinunciare se si sentiva stanco, affaticato e di scienza, quindi di intelletto no, non all'altezza, quindi di intelletto debole, e quindi che per umiltà potesse, scegliesse di rinunciare e tornare a fare il monaco, era plausibile. Questo lo dice una decretale di questo papa, Innocenzo III, del 1200, e proprio questa decretale fu presentata da Bonifacio VIII, che all'epoca non era ancora papa, era Benedetto Caetani, a Celestino V nel momento in cui doveva abdicare, cioè rinunciare. E quindi a me pare che quel per viltade, che fece per viltade il gran rifiuto, possa giustificare, cioè un termine giuridico che possa aver giustificato non una condanna di Celestino V, tant'è che non è posto nell'inferno, ma è posto in un luogo abbastanza neutro, è l'antinferno. Quindi Dante ovviamente non può, perché lo condanna Celestino V politicamente, perché era il suo, diciamo, è stato colui che ha permesso l'accesso rinunciando di Bonifacio VIII, il suo grande nemico, il capo dei Guelfi Neri, insomma, il suo nemico politico, Bonifacio VIII. E quindi non aveva proprio una grande simpatia, ma non può nemmeno, quindi non può, diciamo, collocare Celestino V in paradiso sicuramente, ma non lo colloca nemmeno all'inferno, perché Celestino V già all'epoca di Dante incominciava ad avere fama di essere santificato e poco dopo verrà santificato. Quindi la canonizzazione non gli permetteva di metterlo all'inferno. Lo mette in un luogo neutro, proprio perché in fondo il suo gesto non fu un gesto per Dante. Dante non condanna il gesto dell'essere vile, cioè dell'essere, di non aver scelto, perché Celestino ha scelto e come? Ha scelto di rinunciare, ma lo sceglie per umiltà, quindi quel vilis, che con quel vile, essere vile, non è nel linguaggio anche medievale essere, diciamo, una pusillanime, ma è essere, diciamo, una persona anche umile. E la seconda, diciamo, la seconda un altro esempio, al contrario di norma etica, che invece trasfigura la norma giuridica, lo colgo dal canto, celebre canto quinto dell'inferno, è il canto di Francesca da Polenta, Francesca da Rimini. Ecco, anche in questo caso, qui al contrario, abbiamo invece questa sensazione, questa identificazione di Dante con Francesca, questo mancato giudizio morale di Dante su Francesca, perché pur nella colpa oggettiva che lei non, fra l'altro, lei non rinnega, perché Francesca non rinnega di aver consumato l'adulterio con Paolo, Paolo Malatesta, però Dante, ed è l'unico caso in cui si identifica totalmente col personaggio e mette praticamente sotto processo l'amore, ma lo mette sotto processo, diciamo così, da un punto di vista del medievale, non come possiamo intenderlo noi con il nostro pensiero relativista contemporaneo. E quindi ne riconosce una colpa oggettiva, perché l'adulterio per la teologia medievale è condannabile, ma ne sospende il giudizio, perché il giudizio che prevale in Dante per Francesca è un giudizio di pietà, e nel canto compare spesso questa pietà. E questo ci permette di toccare l'ultimo tema, che è quello che in qualche modo viene affrontato capitolo terzo, che è quello della misericordia. Ecco. Il tema più alto del diritto medievale era il tema della eccezione, ed è quello che distingue il diritto medievale dal nostro diritto contemporaneo. Il nostro diritto contemporaneo è quello per cui esiste la legge serve per punire, la legge è fatta dallo Stato e deve punire, e chi sgarra riceve una punizione, una pena. Allora si potrebbe dire, beh, Dante questo fa sì, ma lo fa nell'inferno. In realtà, nelle altre due cantiche, ad esempio, non segue questo criterio. Ogni cantica ha un suo criterio di giustizia. E il criterio della giustizia medievale era un criterio di eccezione più che di osservanza di una regola, perché abbiamo detto prima, la regola prima è la dirittura morale. La legge, cioè la legge degli uomini, è soggetta a un'eccezione e deve adattarsi alla concreta situazione di fatto. E quindi proprio il diritto medievale, sia romano che canonico, utilizza l'equità, cioè
il giusto temperamento, il giusto bilanciamento di interessi, perché a volte ci sono fatti nella vita che richiedono anche che la norma sia sospesa o sia disapplicata per realizzare quella giustizia sostanziale che è quella che più interessa a Dante. Ecco. Quindi, diciamo, l'ultimo giudizio di Dante, l'ultima giustizia, come la definisce, è quella del giudizio di misericordia, che è anche quello che più rende simile a Dio, cioè più orienta verso quella visione beatifica che è quello verso cui Dante e noi con lui siamo incamminati. Eh beh, molto interessante, è un argomento che sicuramente andrebbe sviluppato, approfondito, ma per fare questo bisogna comprare il libro, Sì, questo. leggerlo e comprendere a fondo temi così attuali e così antichi nello stesso tempo. Quindi io non posso far altro che ricordare il titolo, che è La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi, volume primo, pubblicato da Orschi da pochissimo, di Valerio Gigliotti, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite che ce ne ha parlato, che io ringrazio tantissimo, mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questo troverete tutte le video presentazioni realizzate finora. Grazie ancora, professore, buona serata. Grazie a voi e grazie a lei. Urti del vinco madre.